Ciao ragazze, ciao ragazzi, ebbene sì, dopo tantissime richieste finalmente arriva una nuova routine. Questa è la night routine, la morning routine, credo di averla fatta tipo lo scorso inverno, lo scorso autunno probabilmente. Insomma, è da troppo tempo che non facevo una routine, me ne rendo conto, scusatemi, vedo sempre le vostre richieste. Ho visto che me l'avete chiesto in tantissimi, ho aspettato il momento adatto per riuscire, perché questa tipologia di video richiede un sacco di tempo, sia di filming che di editing, ma è una tipologia, forse una delle mie tipologie di video preferite, vi dico la verità, perché è molto rilassante e molto carino, e poi sono sempre molto molto orgogliosa e contenta del risultato. Quindi ragazzi e ragazze, night routine, in realtà non ho una night routine vera e propria, perché cambia molto da serata a serata. Stasera ad esempio abbiamo mangiato fuori, quindi non vedrete me e Tomas che prepariamo la cena, come vedete spesso nei vlog, appunto perché abbiamo già cenato, però vi faccio vedere dal momento in cui torno a casa tutto quanto. Quindi skincare routine, come mi prendo cura della mia pelle, che cosa uso per togliere il trucco e un sacco di varie altre cosine, insomma, che faccio ogni giorno la sera o comunque quando torno a casa. Quindi questo è quanto se non sono a casa tutto il giorno a montare e a filmare video, che succede anche molto molto spesso, siamo sinceri. Quindi questo è quanto, mia family, io vi lascio ovviamente alla night routine, spero vi piacerà, scrivetemi tutto nei commenti, scrivetemi se volete altre routine o altre tipologie di video, tutto quanto, sapete che leggo sempre tutti i commenti che mi lasciate, tutti, cerco sempre di mettere cuoricino a più persone possibili, cerco di rispondere alle domande, insomma spero sempre si veda che sono attiva e che guardo e leggo tutto, ci sono presente, se mi scrivete non sono parole che vanno al vento, sono io davvero lì che le leggo. Quindi questo è quanto, vi lascio il video, bacio grandissimo! Benvenuta mia family ad una nuova night routine! È sera e con Tomas abbiamo cenato fuori, siamo appena rientrati in casa, quindi prima cosa che faccio quando arrivo a casa, tolgo subito le scarpe e mi metto le mie ciabatte bellissime, queste sono i miei unicorni, le conoscete bene se seguite i miei vlog, le adoro. Poi vado verso la mia cabina armadio, ovviamente devo salutare Denver prima, non c'è verso, che mi segue anche nella cabina armadio, il puff è il suo posto preferito, lo sapete, e quindi metto via le scarpe, la borsa, riordino un po', poi mi è arrivato un nuovo pacchetto, un paio di cosine che ho ordinato su Zalando, quindi stavo controllando e sono molto soddisfatta degli acquisti, specialmente questa gonna mi fa impazzire, quindi riordino tutto quanto, metto tutto a posto, quindi sia la gonna che la giacca, e poi ho preso appunto questa giacca bianca corta che è bellissima. Poi lo sapete, prima cosa, subito devo togliere tutti i gioielli che ho addosso, non so perché, ma quando sono in giro devo averli altrimenti mi sento nuda, e invece quando torno a casa devo togliere tutto altrimenti mi dà fastidio, lo so, sono strana, e quindi metto via bracciali, anelli, orecchini, collana eccetera, e poi vado verso la camera da letto e ovviamente mi cambio, mi metto comoda subitissimo, pigiamone, e poi vado a struccare il viso. Ultimamente ho iniziato a struccare il viso non appena rientro a casa, così faccio respirare la pelle, perché avevo la brutta abitudine di togliere il trucco solo poco prima di andare a dormire, e questo sono io che faccio le facce assurde quando vedo i dischetti di cotone sporchi del trucco, e adesso invece appunto cerco di struccarmi non appena rientro a casa, e ho tolto il trucco agli occhi ed ora invece vado con questo detergente delicato a struccare anche il viso e lo massaggio per bene anche sulle labbra e poi sciacquo via tutto. Ok, finalmente sento la pelle fare ah, perché respira. Poi stasera metto anche questi dischetti, sono tipo un gel per il contorno occhi che idrata e rinfresca tutta la zona, è praticamente una maschera per il contorno occhi. Dopodiché vado a preparare una tisana, sapete quanto sono fan delle tisane, oggi uso la mia tazza preferita, che è questa Bride Sposa che mi è stata regalata appunto per il nostro matrimonio, e Tomas ha la sua groom sposo, io ho questa, che poi mi assomiglia anche, è bionda la ragazza, e poi preparo la tisana, la mia preferita, vaniglia e lampone, lo sapete, sono matta per questa tisana e non ce l'ho solo a Cortina ma anche a Trieste come ben potete vedere.
Dopodiché mi metto al computer, la prima cosa che faccio la sera è appunto andare al computer e rispondere alle email che mi sono arrivate nell'arco della giornata. Rispondo sempre anche la mattina, ma appunto me ne arrivano altre nel corso della giornata, e bevo, sorseggio la mia tisana. Anche qui ovviamente mi segue Gato Denver e non posso non coccolarlo un po', e poi torno in bagno davanti allo specchio, tolgo i miei dischetti che ho lasciato su per un bel po' ad agire, e poi vado ad idratare il contorno occhi. Uso questa crema di Collagenil che è molto molto delicata e ne basta pochissima per idratare tutta la zona del contorno occhi. La stendo un po' anche sempre sotto il sopracciglio. Poi vado a fare uno scrub labbra, questo lo faccio una volta a settimana o comunque a bisogno quando ho pellicine, e amo questo della Lush perché ha un buonissimo sapore, un buonissimo profumo di bubblegum. Ok, fatto. Poi vado a stendere il Capture Youth, questo è un siero lifting di Dior, mi trovo molto molto bene con questi sieri e oggi appunto vado ad utilizzare questo. E poi, altro step immancabile, vado a stendere lo stick labbra, l'importante è che sia super super idratante, ovviamente senza colore, ma appunto che vada soltanto a nutrire le mie labbra prima di andare a nanna. Poi step immancabile anche questo, anche se a volte nelle night routine, nelle morning routine mi dimentico di filmarmi quando mi lavo i denti, ma ebbene sì, mi lavo i denti e uso lo spazzolino elettrico da tantissimi anni ormai, mi trovo molto bene. Dopodiché mi porto il computer anche a letto, ma non per lavorare, ovvero a volte sì, ma questa sera invece mi metto comoda sul nostro lettone e mi guardo un po' di Netflix, che mi sono abbonata pochissimo tempo fa, lo sapete, è 13 Reasons Why, ormai una droga. E poi quando sono stanca vado, tolgo tutti i cuscini, mi preparo per andare a nanna, e questo è quanto con il mio pigiamone imbarazzante e la mascherina imbarazzante anche quella. Vi voglio bene, mia family, vi mando un bacio e un abbraccio fortissimo, ciao, a presto! Ok, girls and boys, mia family, spero vi sia piaciuta la mia night routine. Come vi dicevo nell'intro, qualsiasi domanda, qualsiasi richiesta, scrivetemela nei commenti. Mi piacerebbe tanto fare anche una spa pamper routine, quindi cosa faccio in quelle serate in cui voglio prendermi un po' più cura della mia pelle, un po' più cura di me, che cosa, insomma, qual è la mia routine, perché ho anche quel genere di serata. Quindi niente, questo è quanto, ragazzi e ragazze. Bacio grandissimo, mia family, vi abbraccio fortissimissimissimissimo. Scrivetemi sempre se vi è piaciuto il video, non lo so, io non chiedo mai di mettere pollice in su o roba e varie, però ovviamente tutto aiuta, quindi grazie, mia family, spero vi sia piaciuto, ciao, a presto, ci vediamo lunedì, mi sa, sì, perché questo video lo vedrete venerdì, quindi ci vediamo lunedì con un nuovo video, ciao, sono emozionata.